Buongiorno, sono le 11.01 in studio a Pinetologico Massimo Bonella per Ecomondo 2000 in collaborazione con Science Web Network. Saluto alla regia centrale in Treviso, Rosario Moreno. Dunque, abbiamo delle ultime novità per quanto riguarda gli aggiornamenti sul barbaro omicidio ai danni di Paolo Medina, collaboratore di Antimafia 2000 e nostro amico, con Antonia Almada, che lo ricordiamo era la sua assistente di redazione, aveva appena 19 anni. Dunque, vediamo, le notizie sono abbastanza complesse, vediamo di leggerle insieme a voi con calma. Allora, caso Medina, giudizio politico contro tre ministri della Corte Suprema. Durante una conferenza stampa, il presidente della Camera dei Deputati, Hugo Velasquez, insieme ad altri capigruppo della maggioranza, ha ufficializzato la convocazione di una sessione straordinaria per il prossimo 10 dicembre per avviare il giudizio politico contro alcuni magistrati, ministri della Corte Suprema di Giustizia, Sidulfo Blanco, Cesar Garay Zurcolitto e Oscar Bajac. Tra gli accusati si trovava anche Victor Nunes, presidente della Corte che si è dimesso martedì scorso. Sicuramente vi ricordate questa notizia, l'avevamo data anche noi in Breaking News. Velasquez ha affermato di aver preso tale decisione perché è responsabilità della Camera di nei eh, conf, eh, scusate, responsabilità della Camera nei confronti della cittadinanza procedere ad una riforma corretta del potere giudiziario. Uno degli accusati, Sidulfo Blanco, ha affermato che finalmente avrà la possibilità di difendersi ed ha aggiunto che ci sono molte falsità e gravi intromissioni in affari di competenza esclusiva del potere giudiziario. Blanco ha comunque ammesso di aver ottenuto la carica che occupa attualmente attraverso alcune irregolarità. Volevo un premio alla mia lunga carriera giudiziaria. Tra le contestazioni nei suoi riguardi, anche quella di aver affidato delle cariche ai suoi due figli e anche a sua moglie. Uno dei figli, a sua volta, ha collocato sua cognata come capo dell'ufficio generale di verifica ed esecuzione dei contratti del potere giudiziario. Esiti della perizia su cellulari, proiettili e computer sono stati consegnati al giudice penale della città di Curuguaty, Santiago Núñez, nipote dell'ex presidente della Corte Suprema, Victor Núñez, gli esiti della perizia forense effettuata su 5 cellulari, proiettili, armi, il computer di Medina ed altri ritrovamenti rinvenuti nelle circa 30 perquisizioni effettuate dopo l'omicidio del giornalista e della sua assistente Antonia Almada. È stata consegnata anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. I cellulari e alcune armi erano stati trovati durante la perquisizione della proprietà di Wilmar Neneco Costa, ex sindaco di Hipehu, nel dipartimento di Canideu, mandante dell'omicidio. Alcuni degli imputati si dichiarano innocenti. Tre imputati per l'omicidio si sono presentati a prestare dichiarazioni dinanzi al giudice di Canideu, Christian Roig, Elior Ramon Ibanez, Femin Ponciano e Cecilio Ramoa. Tutti e tre hanno negato ogni coinvolgimento e assicurano avere dei testimoni che non si trovano nel luogo dell'attentato lo scorso 16 ottobre e che conoscevano Medina solo di vista e a Nenecco unicamente attraverso la stampa. Ricordiamo che gli altri imputati, Vilma Acosta, suo fratello di Wilson Acosta e suo nipote Flavio Acosta, risultano al momento latitanti. Proseguono le indagini della Senad. Dal canto suo, la Senad, che ricordiamo è la Segreteria Nazionale Antidroga, sta analizzando e raccogliendo tutti i dati delle indagini che hanno visto coinvolti politici dietro richiesta della Procura al fine di collaborare nelle indagini di denuncia da parte della Commissione di lotta contro il narcotraffico del Senato su presunti vincoli tra narcotrafficanti e deputati. Tra questi compare
Leclercis deputato con dei familiari stretti a quanto pare legati al narcotraffico. Uno zio e un cugino furono arrestati per traffico di cocaina negli Stati Uniti. Suo fratello è stato in carcere in Uruguay. Nel 2005 un aereo da turismo con 600 kg di marijuana è precipitato nella proprietà degli Eclessis, dove l'anno dopo sono stati sequestrati circa 200 kg di cocaina. Curiosamente, il narcoaereo in questione fu liberato per ordine del giudice Carlos Sosa Vera e due piloti lo portarono a Pedro Juan Caballero. Poche settimane dopo, lo stesso aereo precipitava, ma questa volta carico di cocaina, intercettato dall'allora magistrato Arnaldo Giuzio e dalla Senad. I piloti erano gli stessi che portarono l'aereo a Pedro Juan Caballero, uno di loro figlio del presidente della sezione Colorada della stessa città e figlio dell'ex deputata vedova Villalta. Queste dunque le ultime notizie per quanto riguarda il barbaro omicidio ai danni di Pablo de Medina, che ricordiamo collaboratore di Antimafia 2000 e nostro amico. Tant'è vero che noi con Antimafia 2000 siamo in stretta collaborazione, ci muoviamo in sinergia, abbiamo fatto un po' un'unione con queste testate che vanno da pinetaogtv.net, quindi appunto antimafia2000.com, pandoratv.it, ilsicomoro.com, la funimainternational.org, e quindi cerchiamo appunto di fare un lavoro atto alla difesa dei diritti, atto alla difesa della vita di questo pianeta sempre di più martoriato. Quindi, visto che ci siamo, entriamo sulla home page di pianetaogtv.net, da dove parte questo notiziario, che in collaborazione, ricordo ancora, a reti diciamo unificate con Sites Web Network di Treviso, emittente radio-televisiva che risponde al sito internet sitewebnetwork.it. Dunque, dicevo, entriamo nella home page e vi segnalo gli articoli più salienti che emergono maggiormente in primo piano. Dunque, c'è innanzitutto un breaking news: c'è stato un gravissimo atto intimidatorio a Teleiato, la televisione libera All News antimafia di Partinico, che trasmette anche il nostro settimanale giornalistico Pianeta Oggi Reporter, insieme al circuito delle altre TV terrestri qui del nord Italia. Perché dovete sapere che pianetaoggitv.net realizza un settimanale che poi viene dato gratuitamente a tutte quelle televisioni locali rimaste, indipendenti e anche radio in FM stereo, oltre a, naturalmente a Sites Web Network, che ce lo ritrasmettono appunto gratuitamente a frequenza settimanale. Tra queste c'era anche appunto Teleiato, una televisione conosciuta anche a livello internazionale, tant'è vero che la televisione francese qualche anno fa è scesa per realizzare un documentario proprio sul lavoro di Teleiato, che ricordo è diretta da una persona che a dir poco coraggiosa. Si chiama Pino Maniaci. Il sottoscritto l'ho anche raggiunto proprio recentemente, venerdì notte a San Daniele del Friuli, per un'intervista appunto alla luce di questo grave fatto che è successo. In questi giorni si trovava qui nel nord-est d'Italia, Pino Maniaci, e quindi c'è stata appunto l'occasione di realizzare un servizio che andrà in onda prossimamente, e quindi potrete sentire meglio quello che è successo a Teleiato, e non solo alla televisione, ma anche ad altre. Ricordiamo, gli sono stati uccisi, non vi dico come, i suoi due cani, che Pino era molto legato. Hanno voluto questi vigliacchi assassini colpire gli affetti del direttore di Teleiato Pino Maniaci. Naturalmente va da parte nostra e da parte di tutta la popolazione civile piena solidarietà. Andiamo avanti con la homepage, scendiamo a taglio medio, abbiamo un video che riguarda la conferenza che si è tenuta a Mestre con Giulietto Chiesa,
dove ricordiamo c'era stata anche un po' di tensione perché c'erano dei personaggi provenienti dall'est europeo, dall'Ucraina, che insomma, hanno iniziato a litigare tra di loro perché c'erano quelli che erano per l'indipendenza, quelli che invece erano contro l'indipendenza. Qualcuno se l'è presa poi anche con il relatore Giulietto Chiesa e solo dopo l'intervento della polizia gli animi si sono calmati e Giulietto ha potuto svolgere la conferenza. C'è anche una nostra, eravamo presenti anche noi, siamo arrivati subito dopo che era successo il fatto e a fine conferenza siamo riusciti anche a intervistare Giulietto Chiesa, intervista che verrà appunto programmata nel settimanale Pineta Oggi Reporter. Poi abbiamo a taglio medio, andando più giù, c'è stato nei giorni scorsi un altro aggiornamento importante sull'omicidio di Pablo Medina e Antonio Almada. Infatti è dimesso il presidente della Corte Suprema, Victor Nunes. Poi ancora dalla Sicilia, da Antimafia 2000, un articolo a cura di Aaron Pettinari. Il pentito Galatolo svela uno dei progetti per uccidere il PM. Il titolo di questo articolo inizia con "Volevano colpire Di Matteo a Palazzo di Giustizia". Molto interessante a leggere, molto importante capire cosa sta succedendo. Questi magistrati che sono davvero in prima linea e che rischiano tantissimo. E malgrado ciò, ricordiamo che a Nino Di Matteo ha ancora da arrivargli il dispositivo Bomb Jammer. Non si capisce come mai Alfano ci impiega così tanto a fargli arrivare questo dispositivo. Poi andiamo avanti ancora, in primo piano il video in memoria di Pablo Medina e Antonia Almada e poi subito dopo, in memoria sempre di Pablo Medina, la grande manifestazione nazionale con la presenza del direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongione. Qui c'è tutto quanto il video, ricordo evento che è stato trasmesso in diretta nel corso della trasmissione Spazio Aperto a Sites Web Network, condotto in studio da Bari, da Antonella Internò e Ugo Lombardi. C'eravamo anche noi qui di Pianeta Oggi TV collegati con tutta la regia di Treviso, Rosario Moreno, che abbiamo potuto insieme, in coro, potremmo dire, commentare questo video, l'evento in diretta. Adesso ve lo riproponiamo qui registrato, quindi se volete rivederlo con più calma avete tutta la possibilità entrando qui in pinetaoggitv.net. Infine il notiziario di Pandora TV in collaborazione con Russian Today Satellite potete avere tutte le ultime notizie per quanto riguarda l'aereo MH17. Cioè chi è stato ad abbatterlo. Poi armi, si parlerà nel corso di questo notiziario delle armi degli Stati Uniti per l'esercito ucraino e chi ha ucciso Serena Shim. Questo è contro, è tutto, poi ci sono delle altre notizie a carattere locale per quanto riguarda la nostra pagina regionale della Val di Chiana e Val d'Orcia. Dunque, vediamo se abbiamo qualche notizia dell'ultima ora, soprattutto per quanto riguarda il maltempo che è in evoluzione. Dunque, sì, ce n'è una, allora vediamo di leggerla insieme. Tra domani e dopodomani arriveranno dal nord Europa piogge forti e aria fredda artica con intensi venti da est. Ciò creerà una bassa pressione vicino al Mar Ligure e farà peggiorare il tempo in Liguria, Piemonte, Lombardia e Nord-Est con pioggia diffusa a neve. La bassa pressione si porterà velocemente verso il sud, facendo peggiorare la situazione in Sicilia, dove sono previste forti piogge e nubifragi su Catanese, Siracusano e Ragusano. Al nord il tempo migliorerà con l'arrivo dell'alta pressione dalle Azzorre. Piogge sparse sono previste oggi in tutta la penisola. Bene, detto questo, vi ricordo un appuntamento molto importante quest'oggi, in diretta dall'emittente radiofonica in FM stereo, Radio Piper Fontana Fredda. Vi ricordo anche le frequenze 88.800, quella per tutto l'Alto Adriatico e la locale 93.8. Ecco, sarà una puntata particolare perché si parlerà delle nuove tecnologie, si parlerà di questi nuovi media che stanno emergendo
E dunque, radio online, TV online, trasmissioni, come è cambiato lo scenario delle radio e televisioni locali, ecco, come si svolge un lavoro all'interno di una radio online, quali le difficoltà, quali invece i vantaggi rispetto ad una radio in FM stereo, un po' queste cose qui. Ospite in studio con noi avremo proprio colui che attualmente è in regia centrale a Treviso, Rosario Moreno, titolare responsabile di Sites Web Network, insieme anche al direttore artistico di Sites Web Network Gianluca Mancuso, e così avremo anche la possibilità di avere in studio tutti e due i, come dire, i direttori artistici, appunto Gianluca Mancuso e Paolo Gavasso dell'emittente radiofonica di Fontana Fredda. Quindi un appuntamento da non perdere questa sera. Nel tardo pomeriggio a partire dalle 18:30 fino alle 19:30 e poi la replica qui a Sites Web Network giovedì sera a partire dalle ore 22. Mi raccomando, quindi un appuntamento da non perdere. Potete anche ascoltare la trasmissione via streaming al sito radiopiper.it oppure più comodamente, ripeto, giovedì sera alle 22 su Sites Web Network, che risponde al sito internet siteswebnetwork.it. Di 11 e 16 è veramente tutto per questa mattina. In studio qui a Veneto Oggi TV Online per la lettura del giornale radio Comando 2000 Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, che grazie a lui è andata in onda questa trasmissione, ed ora la linea alla programmazione della emittente online di Treviso. E buona continuazione di giornata e soprattutto, visto che insomma stiamo per avvicinarsi all'ora di pranzo, un buon pranzo a voi tutti, appuntamento alle 18:30.